Ci sono stati anni, l'Abruzzo ha avuto un trend di crescita molto veloce, favorito da una situazione particolare, c'era la Cassa per il Mezzogiorno che finanziava gli insediamenti, c'era l'esenzione decennale delle tasse, quindi era un paradiso fiscale, di conseguenza ha avuto un grosso trend di crescita. Finite queste agevolazioni, naturalmente l'Abruzzo risente di quelli che sono i deficit infrastrutturali che ha e che non sono stati sanati negli anni. Un deficit infrastrutturale soprattutto per quanto riguarda il sistema portuale, aeroportuale, per quanto riguarda il sistema ferroviario, e sono cose quindi che hanno in qualche maniera penalizzato la crescita. Sì, molto più coraggio, a me piacerebbe che ci fossero ancora le leggi che hanno consentito nel passato di realizzare, cioè la Cassa per il Mezzogiorno che dava fondi in pratica a fondo perduto a chi volesse insediarsi in Abruzzo, e questa è la ragione per cui molte aziende si sono insediate in Abruzzo, e soprattutto che il mio territorio fosse un paradiso fiscale come è stato negli anni quando c'era l'esenzione decennale dall'IRPEG e dall'IRPEG, insomma non si pagavano tasse per gli utili che venivano prodotti in Abruzzo. E con queste condizioni sono convinto che potremmo riprendere, però sicuramente molto più velocemente, però devo dire che l'Unione Europea questo non lo consente più. Quindi adesso è tutto più difficile, e non è solamente la politica, ma tutta la classe dirigente allargata, parlo gli imprenditori, la comunità, che deve capire quelle che sono le scelte da fare. Ci voglio coraggio moltissimo, ma ci vogliono anche fondi, e il debito pubblico che è stato fatto negli anni passati oggi condiziona un po' tutto.